Tranne Papa Sidero e Bruzzese rientrano tutti, anche Massini. Quindi per domenica, tranne loro due, tutti a disposizione. Anche stato fisco. Beh, di sicuro non sono al 100%, ma un buon 90% ci arrivano. No, vabbè, io mi rapporterei più alle emozioni che si stanno vivendo in queste settimane. Insomma, lei lo diceva già qualche giorno fa, insomma, sta vivendo probabilmente un'emozione forte, forse una delle più forti della sua carriera. Sicuramente fa un certo effetto già da lunedì vedere, osservare quello che succede in città, la gente già si prepara per la festa, giustamente, anche perché bisogna crederci e come ci crede la gente, ci crede il sottoscritto, la squadra e la società. Siamo consapevoli che manca una partita, quindi nel calcio ci può stare tutto. Però credo che ci abbiamo tutte le carte in regola per centrare l'obiettivo domenica e festeggiare con i tifosi. Sono contento che domenica finalmente abbiamo lo stadio tutto pieno, quindi credo che sia una soddisfazione in più per quanto riguarda me, la squadra, la società, chi ha lavorato con me. Aver portato tanta gente allo stadio e dare ancora una volta un'emozione importante a Catanzaro e cercare di vincere un campionato che a Catanzaro non ha mai vinto nessuno. E credo che questo sia, credo che faccia parte anche della storia del Catanzaro, perché abbiamo stabilito quest'anno in un campionato dove nessuno si aspettava un Catanzaro così competitivo, abbiamo stabilito tutti i record del Catanzaro. Ora ci manca l'ultimo record, che è quello di Masini. Speriamo di fargli raggiungere questa quota 21 per una soddisfazione sua personale. Noi ce la metteremo tutte, però siamo anche consapevoli che prima bisogna fare il risultato. Dicevo già in precedenza, lei domenica probabilmente entrerà nella storia del Catanzaro, insomma questo credo che la gratifichi in qualche modo. Sì, mi gratifica, però il mio obiettivo era quello di riportare la gente allo stadio. Col presidente dal primo giorno di ritiro. Anzi, neanche dal primo giorno che ci siamo parlati, ci siamo fatto un discorso e l'obiettivo era portare più gente allo stadio e far innamorare i tifosi di nuovo del Catanzaro. Credo che il presidente del primo campionato l'abbia vinto con l'iscrizione al campionato. Io, come ho detto al presidente, noi stiamo vincendo il secondo campionato, che è quello della vittoria della C2 alla C1. Il primo campionato l'ha vinto lui, il secondo lo stiamo vincendo noi assieme a tutti i nostri tifosi che ci stanno dando una grossa mano. Quindi, per quanto mi riguarda, credo che sia un anno importante, ma un anno lavorativo per quanto riguarda la squadra, tutti, anche voi, se, come ho già detto, Riafondi si è messa anche a ridere. Credo che alla fine è stato un lavoro Sì, ha fatti dove ci completamente. siamo. Passiamo io, No, quando c'è da dire c'è da dire, è normale che poi ci stanno anche i battibecchi, ma è normale, durante l'anno ci sta tutto, però credo che alla fine la vittoria è di tutti. Mister, questa contro il 2-9 è solo una formalità. No, una formalità no, perché l'ha dimostrata anche il Lecce ancora una volta con la Juve, non è bastato con la Roma che gli ha fatto perdere lo scudetto, ma anche alla Juve per fortuna ancora no, anche se sono convinto che alla fine la Juve è la squadra che merita il titolo. Quindi dobbiamo fare attenzione, non essere. Bisogna essere concentrati. Mancano 95 minuti e in questi 95 minuti bisogna dare il massimo per raggiungere questo obiettivo e poter festeggiare questa promozione, questa rincorsa che abbiamo fatto dalla prima di campionato. E credo che poi alla fine anche loro lo sanno, perché se la meritano per quello che hanno fatto. Quindi non c'è soddisfazione migliore battere Giulianova e festeggiare. Come atteggiamento, di solito noi andiamo all'attacco in casa, eccetera, stavolta ci manteniamo un po' sul che vive per evitare di prendere gol. No, no, noi facciamo la nostra partita, che è quella di giocare a vincere, perché non sappiamo difendere. Noi sappiamo attaccare e fare gol. Se gli attaccanti attaccano, vuol dire che gli altri sono costretti a difendere. Se gli attaccanti non attaccano, vuol dire che sono loro che ci stanno creando qualche problema. Il nostro obiettivo è fare
la nostra partita come abbiamo sempre fatto e portare a casa il risultato. Io lo chiedevo già a Fondi, insomma, io credo che sia anche contento che finisca questo campionato, no? Lo stress accumulato è stato parecchio, visto anche dal punto di vista fisico, un campionato che non si era mai visto a 21 squadre, con tantissimi turni infrasettimanali. È normale, quando si gioca così tanto è normale, noi abbiamo fatto tutte queste partite, ma in mezzo c'era anche la Coppa Italia. Credo che il rammarico è quello della Coppa Italia, perché potevamo andare avanti anche in Coppa Italia, però eravamo anche consapevoli che o da una parte o da un'altra poi si peccava. Quindi è stato anche un bene uscire in Coppa Italia e buttarci tutto sul campionato, dove credo che il girone di ritorno siamo stata la squadra più concreta, anche se i meriti vanno sempre fatti a Perugia, perché Perugia... Noi siamo stati bravi a batterli due volte, però credo che il Perugia sia la squadra più forte. Vincono alla fine le due squadre che lo meritano questo campionato? Beh, senz'altro, sono le due squadre che giocano a calcio, sono le due squadre con una storia, sono le due squadre dove alla fine hanno il pubblico, hanno tutto dalla loro parte per poter fare un campionato superiore a questo, quindi... Credo che alla fine sia giusto che queste due squadre vadano su. Si sta già guardando intorno per quanto riguarda i rinforzi per l'anno prossimo? Beh, normale, qualcosa già abbiamo bloccato per l'anno prossimo, ora bisogna solo attendere l'ufficialità della categoria finché la matematica non ci dice che siamo promossi, poi dall'altra settimana in poi si inizierà a lavorare per il futuro. Per quanto riguarda i rinnovi? Per quanto riguarda i rinnovi stiamo già lavorando, già da martedì. Carboni diceva che voleva restare, ancora non sapeva, non aveva certezza di questa cosa. Beh, normale, una partita alla fine, una partita importante, non si può parlare di rinnovi, quindi non è neanche corretto per gli altri, quindi bisogna solo pensare a questa partita di domenica e poi da lunedì sicuramente saranno chiamati in sede per parlare di rinnovo. Credo che ne resteranno parecchi, non è che andranno via. No, si inizia subito, perché prima si mettono le carte in tavola e prima si inizia a lavorare sul mercato. Ma il programma com'è? Dopo domenica tutti liberi oppure continuate qualche allenamento? Programma domenica, dopo la partita si sono già organizzati loro per una festa loro, non so dove, con chi. Poi lunedì c'è la festa squadra società, la cena, poi c'è una cena con i tifosi, una cena, se volete ve lo dobbiamo chiedere, con tutti. Quindi insomma, vabbè, quindi la prossima settimana ancora sarete qua, insomma. Sì, fino a sabato saremo qua, perché è giusto festeggiare, organizzare anche cene con voi, con tutti quelli che hanno lavorato con noi, sono stati dietro a noi fino alla fine, quindi credo che sia giusto fare una festa e anche fare due chiacchiere, che fa sempre bene. Ma non si era parlato di un torneo tra le prime del girone? Se si arriva prima si fa la finale scudetto. Quindi sarà la prima? Solo la prima. Noi si vedrà. Se Perugia non fa il risultato e vinciamo noi, bene. Se si suicida. Abbiamo la migliore differenza rete. Abbiamo scontri diretti, siamo pari nei gol realizzati, però abbiamo differenza rete, abbiamo meno gol subiti da loro. Anche perché alla fine poi uno va a vedere. Oh, quello sì. Se poi uno va a vedere i risultati, credo che siamo noi con 3 sconfitte, la Perugia con 5, la Mezia con 6, Aquila con 8. Quindi credo che alla fine Perugia e Catanzaro credo che siano quelli che hanno meritato la promozione. Mi dà un giudizio, secondo lei chi lo vince, chi li vince i playoff? Guarda, i playoff, come ho già detto, faccio il tifo per Chieti e Aprilia. Ah, perché sono le due squadre, secondo me, che giocano bene a calcio. E... Non è il caso di dirlo. No, perché... È un mio... Non c'ho nessun costo, semplicemente detto, ma mi ha fatto una domanda, perché io tifo Chieti e Aprilia, poi ognuno se la può prendere come vuole. Non ci prima della griglia non
vince mai. Non vince mai. Ma di solito, che poi quasi vince. Io se poi chi va su non, però tifo per queste due squadre, primo perché nel Chieti c'è un allenatore che sono amico, nell'Aprilia c'è un allenatore che sono amico, ci sono ragazzi che giocano che conosco, nella Paganese ci sono giocatori che hanno giocato con me e se vanno su loro sono contento, nella Mezza l'unica cosa che di positivo che è una squadra calabrese, però se va su non va su a sottoscritto non gliene frega niente.